Allora, e assessore, allora, ecco perché no, ecco perché non arrivavate più, vi hanno vestito, quindi assessore, contento? Lei mi ha detto che voleva fare un saluto. Sì. Buonasera, buonasera a tutti e complimenti al presidente, al staff e a tutti i ragazzi che hanno di questa bella vittoria e del passaggio di categoria. In bocca al lupo. Grazie all'assessore. Sindaco, prima non so se hai potuto sentire, insomma, nel prepartita, ma lo avevamo detto anche in altre occasioni e scritto anche sui giornali l'altro giorno, come hai potuto leggere magari adesso Conegliano, il calcio Conegliano ha bisogno della città, ha bisogno che il pubblico finalmente si innamori di questa squadra, incominci a seguire, incominci a venire allo stadio, incominci a seguire proprio la squadra, che si stringa intorno alla squadra. Assolutamente sì, diciamo che questo salto di categoria era agognato da molti anni a Conegliano, una nuova dirigenza, una nuova solidità del calcio conegliano che ha permesso di andare in eccellenza e penso che sia il momento, come di città, che la città si stringa, venga allo stadio. Già la partita scorsa in casa abbiamo visto gli spalti tutti esauriti e speriamo che il prossimo anno sia così. Tanto, sì, esatto. Poi ci sarà anche il derby, sì, il prossimo anno, per cui penso che anche quello avrà un richiamo particolare, per cui una nuova vita per il calcio conegliano, una nuova era che pensiamo e speriamo sia, come hai detto te, alla fine diventi un punto di riferimento per la città. Abbiamo tanti sport, ma il calcio per il popolo italiano è lo sport di riferimento, per cui speriamo di vedere tanta gente allo stadio. È chiaro, la gente e poi magari anche qualche sponsor, la società si augurava, quindi qualcuno che veramente si innamori e porti avanti un discorso sempre più proficuo e sempre più interessante. Assolutamente sì, quando si dice vicinanza vuol dire vicinanza a 360 gradi, ci sono tanti sponsor, tanta gente a Conegliano che può venire a dare una mano alla squadra e penso proprio che sia il momento di farlo, visto che i risultati ci sono, la piattaforma su cui si basa la nuova società è solida. A questo punto qua aspettiamo solo che arrivi ulteriore linfa, che vuol dire anche ulteriore denaro per la squadra, perché poi lo sport costa oggi, a certi livelli costa ancora di più, ma se vogliamo tirare su dei giovani con delle regole, con dei valori, bisogna assolutamente avvicinarsi al mondo dello sport. Invito anche tutti gli sponsor a farlo, perché abbiamo grandissime grandissime società, grandissime realtà a Conegliano, è ora che tornino anche nel calcio. È ora che tornino anche nel calcio. E l'ultima cosa, un po' tutta la società diceva l'impianto è bellissimo perché finalmente è ritornato a splendere la pista, il campo, il terreno di gioco, mancherebbe solo un sintetico lì, che sì, stavo di presidente perché lo avevo chiesto al presidente, un sintetico lì che è da anni che vorremmo vederlo, allora metto le mani davanti dicendo che è una richiesta mia, d'accordo? Così ti levo. È una richiesta mia di facciamo sto sintetico. Guarda, abbiamo investito tanto soprattutto sulla pista atletica negli ultimi anni, sul campo da calcio, ma anche le tribune hanno bisogno di qualcosa di diverso. Purtroppo la realtà che avevamo ereditato è una realtà in cui non si investiva da tantissimi anni. La pista aveva bisogno, ma ha fatto un investimento davvero importante qualche anno fa nel mio primo mandato. Il campo da calcio adesso è a posto, come dici te, mancherebbe un campo in sintetico, ma anche le tribune hanno bisogno assolutamente di un investimento importante. Abbiamo preso 50 milioni di euro di finanziamenti col PNRR l'anno scorso, non c'erano strutture sportive, speriamo che l'anno a venire ci sia, perché insomma noi siamo disposti a spendere, però bisogna che almeno metà dei soldi arrivino dal contributo. Oh presidente, io l'ho buttata, quindi vediamo che cosa abbiamo fatto. Bene, io vi lascio, assessore, sindaco, buon lavoro naturalmente, presidente, ci vediamo, grazie.